Davis che è pronto. Ti va di provarlo? Certo, arrivo subito. Cazzo, V, è incredibile. Sì, ci credo. Sì? Dimmi. Vediamo un po' cosa hai in catalogo. Solo le migliori armi di tutte le Badlands. Non è per questo che sei tornata? Se avessi un po' più di tempo. Sì, sì, lo trasformeresti in un dannato razzo, lo so. Pronti a partire? Ehi, V. No, non ancora. Carol deve ancora controllare se la Militech ha lasciato qualche ICE nei sistemi. I corporativi non sono passati a reclamarlo? No, credo che siamo riusciti a coprire le nostre tracce. Abbiamo lasciato i camion con quei grossi logo vicino al campo dei Raffen. È stato divertente quasi quanto lasciare un sacchetto di merda di cane fumante davanti alla loro porta. Cazzo, sembra quasi uscito da una campagna delle guerre corporative. Niente male. Tutto a posto, pulito come uno specchio. E Saul, che ne dice? Niente, per ora. Ci teniamo alla larga l'uno dall'altra. Quindi non ci sarà un incontro della famiglia? Certo che sì, ma vuole tenermi all'oscuro ancora per un po'. Ho sempre sognato di provarne uno. Il che è proprio il motivo per cui tanti fessi finivano al fronte. Non c'era neanche bisogno di reclutarli. Bastava mostrargli la tecnologia. Forza, salta su. È tutto pronto. Ok, accendiamolo. Tieniti forte! Cazzo! Qualcuno l'ha già messo in moto. Forse conviene... È tutto a posto. Dammi un attimo.
è l'ultimo modello, ma Mitch e Bob hanno fatto il possibile. Che ne pensi? Beh, ora so perché lo definiscono una bara. Lo puoi pilotare direttamente dal sedile. Devi solo connetterti. Ma come? Niente manopole, pulsanti e lucine varie? No, niente. L'impulso arriva direttamente alla corteccia cerebrale. In un certo senso il Basilisk diventa un'estensione del tuo corpo. È come un'unione mistica. Hai mai pilotato qualcosa di simile? No, perché? Non ti fidi di me? Posso ancora scendere? No. Allora mi fido. Se è così mistico, perché ha un copilota? Per supporto extra? Te lo dirò quando saremo più lontani dal campo. Lo proveremo. Ok. Se vuoi la massima funzionalità in combattimento, serve un'altra persona che si occupi del sovraccarico sensoriale. Un pilota comanda, l'altro gestisce le armi. È stranamente piacevole, vedrai. Ok, dovrebbe andare. Prima una prova. Per ora mi disconnetto. Non richiede due piloti. Non dovrai pilotare e sparare. Sei pronta? Panam! Tutto normale? La sincronizzazione neurale non è istantanea. Ma non ci mette poi così tanto. Ecco, visto? Ok, comincio a capire cosa intendevi. Riscaldati pure. Non preoccuparti, non guardo. Fa un po' di manovre. D'accordo, vedo che cominci ad annoiarti. Ora portalo vicino a quelle turbine. Quando te lo dico, gira a destra o a sinistra prima dell'ultima. Ok. Sinistra! Molto bene! Avanti! Destra! Sì, è così che si fa! Destra! Ottimo! Ora spariamo un po'. Fermati, attivo il sistema. Cosa offre il menù? Frena l'entusiasmo. Il Basilisk è più un mezzo da trasporto. Ma potrai comunque divertirti. Bene. Spara qui, rottami. Ora mi connetto. Potrebbe sembrarti strano. Che vuoi dire? Tra i piloti deve esserci piena sincronia. I nostri sistemi nervosi saranno collegati. Ok. È come prenotare una stanza con due letti e trovarsi un matrimoniale con una coperta larga appena per uno. Ok, proviamo. A quanto pare ti conoscerò meglio del previsto. D'accordo. Diciamo solo che all'inizio può essere difficile. Mentre ci sovrapponiamo, percepirai feedback ed echi sensoriali. In combattimento sarà naturale. Mm-hmm. Esatto. Inizio. Cazzo. Ci hanno trovato. Dobbiamo tornare al campo. Noi Raffen! Un bel gruppo, pronti a combattere. Raggruppa! Sono anche qui, sono. In forza! Fateli fuori. Poi riportate qui le chiappe e rendetevi utili. Andremo direttamente al campo, dobbiamo aiutare la famiglia.
sei ridotto in polvere, congratulazioni. Ora dobbiamo parlare. Tutti noi, ognuno a modo suo, dobbiamo pensare innanzitutto al bene della famiglia. E dai, Saul, se vuoi che lasci il clan, dillo chiaramente. Almeno risparmiami un'altra delle tue prediche. Temo che dovrai sopportarne ancora un po', perché da oggi sarai tu a guidare questa famiglia, al mio fianco. Io che cosa? Cercavo un modo ufficiale per dirlo, ma come preferisci. Mi sbagliavo, avevi ragione tu. Questa è la verità. Speriamo non succeda più. Ma io ho incasinato così tante cose. Avevi detto che... Lo so, ma ho cambiato idea. Hai rischiato tutto per questa famiglia. Senza neanche sapere se ti avremmo accolta di nuovo. Ok, ok. Beh, io... Dovranno cambiare molte cose. Sì, e per iniziare dobbiamo lasciare questo posto in fretta. La Militech non deve trovarci. Certo, preparerò il percorso. Congratulazioni. Pessima scelta, io ho votato contro. Grazie, grazie. Devo ancora calmarmi, credo. Vieni con me. Giornata interessante. Mi sento come se avessi evitato per un soffio un frontale con un treno. Ci è mancato poco. Non so se ce l'avrei mai fatta senza di te. Ma dai. Cazzo, hai visto? No, dico sul serio. Ti siamo tutti debitori. Li ha fatti appresti. Puoi contare sugli Aldecaldo. Fermo. Sempre. Non muoverti. Devo controllare. Buona sapersi. Non oseranno più farsi vedere. Quanti ne abbiamo falciati? Io vorrei sapere quanti nessuno ne abbiamo persi. Nessuno dietro al bancone. Così potevano essere meno, se il Basilisk fosse arrivato prima. Panam, che sparisce in un momento così critico, dovrà darci delle birra? Spiegazioni. Birra? Limonata? Secondo te prevede il futuro. Birra. Cazzo, lasciala in pace. Hai finito? Anche Musa ha una ferita bella profonda. Ai lieti fini. Mi mancheranno le nostre avventure. Anche a me. D'altra parte, chi te lo dice che questa sarà l'ultima? Vi, guardati attorno. Guardali. Potrebbero essere la tua famiglia. Panam, che stai? Resta nel campo. Unisciti a noi. Purtroppo non è così semplice. O lo vuoi oppure no, che c'è di complicato? È questo il problema. Al momento quello che voglio non significa nulla. D'accordo, V. Non dovrei farti proposte bomba in questo momento. Ma pensavo che... Non importa. Ci penserò su, te lo prometto. V. Panam. Io... V, rilassati. Va tutto bene. Come ti senti? Dove... Dove siamo? Sei svenuta.
Completamente. Ti abbiamo portata con noi. Dove? Abbiamo spostato il campo. Sei al sicuro, è tutto sotto controllo. Come va? Ti senti bene? Vi, devi dirmi che cosa sta succedendo. Il sangue. Hai perso i sensi per ore. Che cos'hai? Panam, io... sta peggiorando. Ogni giorno che passa. Ok, Vi, rilassati. Una cosa per volta. Che sta succedendo, esattamente? Conosci Johnny Silverhand? Sì, a volte mettono dei vecchi dischi alla radio. Perché? Beh, è lui il problema. Johnny è vivo. È nella mia testa. È cosa? Non ho... È una sorta di strana metafora. È una lunga storia. Avevo un lavoro, è andato a puttane... E ora mi ritrovo il costrutto di personalità di Silverhand nella testa. Stronzate! Sì, beh, neanche lui ne è troppo felice. Non andiamo molto d'accordo. E la cosa sta peggiorando. Non stai scherzando. Cerco solo di conviverci, di sopravvivere, in realtà. Di certo non ti fa molto bene alla salute. Devo andare. Mi sento meglio, davvero. Aspetta, vengo con te. Mi pareva di aver sentito la sua voce. Ehi, Mitch. Ah, eravamo preoccupati. Mi sono preso cura del tuo mezzo, è laggiù. Ma non ci stai già lasciando, vero? Va tutto bene? Molto meglio ora. Grazie per l'aiuto. Sono contento. Grazie, Mitch. Ma devo proprio andare. Non ti reggi quasi in piedi, V. Mi raccomando, ok? Ricorda, la nostra offerta è sempre valida. Se avrai bisogno di aiuto, gli Aldecaldo saranno qui. Almeno su questo siamo d'accordo. Se hai bisogno di qualcosa, sai dove trovarci. Vuoi che ti accompagni? Conosco questa zona dai tempi dei vecchi percorsi. Siete davvero al sicuro qui? Per ora, sì. La Militech non si spinge fino a qui. E i nostri punti di vedetta sono migliori. Sì, bentornata nel mondo dei vivi! Era ora che la bella addormentata si svegliasse. Ehi, là! Ma sai, tutto qui è temporaneo. Tutto quanto. Presto dovremo decidere cosa fare. Tornando a quello che stavamo dicendo, non fingerò di aver capito. Non credo neanche di averlo ancora accettato. Ma dico sul serio, come posso aiutarti? Sinceramente, non ne ho idea. Ma deve esserci qualcosa, qualcuno che può... Ricordi Hellman? Ha creato lui la tecnologia dei costrutti di personalità. Per questo volevi trovarlo. Ma si è rivelato un buco nell'acqua. Ora devo capire cosa fare. Troverai un modo. E quando lo farai, avvisami. Ti aiuterò. Tutta la famiglia ti aiuterà. Sol non stava scherzando, capito? Grazie, Panam.